Ciao Sebastiano, io sono Alessio Cocchi di PlanetEmpoli.it, ben arrivato ad Empoli intanto. Senti, ti chiedo come sta andando questo tuo primo approccio con la nuova squadra, con il nuovo mister, ma vorrei che ci raccontassi un po' come è andata anche questa trattativa, perché noi parliamo di te da tantissimo tempo, già dalla fine della stagione scorsa. Sembravi molto vicino, poi sembravi un pochino più lontano, qualcuno diceva che forse preferivi la Samp, però invece sei arrivato qua e hai la maglia azzurra addosso, quindi volevo capire un po' com'è andata anche. Partiamo subito col botto. Sì. Beh, io innanzitutto sono felicissimo di essere qua perché ringrazio il mister, il direttore, il presidente perché mi danno un'opportunità che ad oggi, oltre a 5 anni fa, Conte e tutta la dirigenza Inter, nessuno mi ha dato perché questo è il mio primo anno in Serie A, spero di far bene. Ti rispondo subito sulla trattativa. È durata così tanto, ma non è durata così tanto a livello di colloquio o quant'altro. È durata così tanto perché insieme a mia agente Mario Giuffredi, che ringrazio perché mi ha portato qui e mi ha dato anche lui questa opportunità, ci eravamo dati un barco di tempo che era fino ai 6 o 7 luglio, dove io non sapevo niente di tutte le cose che lui stava facendo. Perché noi lavoriamo così e quindi poi arrivato a quel giorno, a quella cena, lui mi ha portato tutte le proposte possibili e non ho fatto altro che accettare Empoli come prima scelta. Per quanto riguarda la Sampdoria, ringrazio tutti i tifosi, il direttore Mancini e il presidente per l'anno scorso. Se sono qua devo tanto anche a loro perché mi hanno dato una grande opportunità l'anno scorso. E sulla trattativa appunto la Sampdoria non c'è stata quest'anno perché non sono arrivate proposte da parte della società e neanche da parte di Accardi. C'è stato solo un colloquio tra me e lui, di cui sono stato io a chiamare lui per chiedere e basta, ma io avevo già accettato Empoli. E l'altra domanda? Ciao Sebastiano, Simone Galli, Pianeta Empoli e tutto il mercato web. Ti volevo chiedere in particolar modo dove ti vedi collocato in maniera migliore nell'attacco, quale posizione prediligi, perché sei arrivato un po' con, diciamo così, con le stimmate di colui che può fare qualsiasi tipo di ruolo in avanti, puoi giocare sia come punta centrale, sia come seconda punta, ma anche come attaccante laterale nel caso di 4-3-3. Ma questa è una cosa che dovrà vedere il mister. Io ti dico la verità, preferisco giocare e basta, anche se mi mette in porta, difensore centrale, non è il mio problema. Dopo il mister che si prende questo rischio se eventualmente mi fa giocare in porta. Però a parte gli scherzi, sono un giocatore che piace giocare con la palla. Poi come tutti gli attaccanti o comunque come tutti i giocatori che giocano reparto offensivo piace far gol. Però a me piace giocare con la squadra e dialogare con i miei compagni e fornire anche assist se possibile. Ciao Sebastiano, benvenuto anche da parte mia, Simone Scioni, La Nazione. Ti chiedo, Empoli che step rappresenta per la tua carriera? Ti dico una cosa, per me Empoli è sempre stata diciamo, il gradino superiore, dove mi posso confrontare con il calcio da Serie A. E col mio procuratore ho sempre parlato di Empoli, lui mi ha sempre parlato di Empoli e diciamo che la scelta doveva avvenire prima o poi, quella di fare questo step qua. E non posso dire altro che sono felicissimo di essere qua perché posso confrontarmi con grandi campioni quest'anno. E ce la metteremo tutta per far sì che arrivi la salvezza il prima possibile. Niccolò Pistolessi, Radio Lady Empoli Channel, benvenuto anche da parte mia e in bocca al lupo per la prossima stagione. Ti chiedo come ti stai trovando con i compagni, che allenatore hai trovato e anche quali sono state le sue prime indicazioni dopo che sei arrivato qui a Empoli. Guarda, per i compagni c'è un gruppo molto giovane, quindi mi sto trovando benissimo, c'è una bella armonia, si scherza molto, quindi con i compagni
veramente c'è un'alchimia perfetta. Quanto riguarda il mister, anche lui mi sta aiutando molto, mi trovo bene con lui, mi parla spesso e quindi sto bene anche con lui. Poi ci definisce sia me che lui due teste calde, quindi mi trovo bene con lui. Senti Sebastiano, l'obiettivo della squadra è provare a raggiungere un'altra volta la salvezza, che sarebbe una cosa davvero incredibile. Ti chiedo se tu ti sei dato però anche un tuo obiettivo personale di qui a fine stagione, e poi non so se tu sai che 30 anni fa qua ha giocato un Esposito in attacco ed è rimasto insomma nei cuori di tutti. È una bella eredità questa, eh? Beh, sicuramente non conoscevo questo calciatore, però avevo letto in alcune interviste che mi dava l'in bocca al lupo, quindi sono qua anche per ringraziarlo. E quindi sì, sarà una responsabilità in più per me. Per quanto riguarda obiettivi personali, non me ne pongo pochi. Io preferisco, come detto prima, a raggiungere la salvezza prima di tutto e il prima possibile. Poi se vengono i gol, se vengono le prestazioni, sarà di seguito sicuramente, però ci vorrà l'aiuto dei miei compagni, del mister e di tutto l'ambiente che ci circonda per far sì che vengano fuori i miei valori, ma soprattutto i valori della squadra. Ti volevo chiedere se c'è un calciatore a cui ti ispiri particolarmente nel passato, anche nel presente, cosa vorresti anche prendere da questo giocatore, se c'è ovviamente. Molto breve, il mio idolo è sempre stato Totti e vorrei prendere tutto da lui, quindi sì, la risposta è questa. Invece io ti chiedo quali sono le tue caratteristiche sia in campo che fuori, magari come ti reputi appunto sia come calciatore e come uomo, e a che punto è la preparazione, come vi sentite come squadra, visto che insomma le partite ufficiali si stanno avvicinando? Beh, sicuramente con il mercato in corso non è molto facile, però ti posso dire che i ragazzi, cioè noi siamo molto tranquilli, quindi siamo a un bel punto della preparazione dove i carichi sono belli alti, e ho notato anche questo tra Serie A e Serie B, che i carichi sono veramente alti. Poi il mister è sempre stato uno che lavora tanto, anche con i miei ex compagni che magari ne parlano di lui, e quindi si lavora tanto. E l'altra domanda? Le caratteristiche penso di essere un giocatore offensivo di una buona tecnica, poi starà a voi giudicare, non mi piace parlare tanto di me stesso.